Cari amici TecnoZoom, Sony Ericsson ZK555, funzionalità. Si tratta di un telefono tri-band GPRS Edge con dimensioni e peso contenuti. Design a conchiglia, peso 95 grammi, ha un'altezza di 95 mm, larghezza 49 e spessore 15, quindi sicuramente nessun problema per la portabilità di questo telefono. Telefono di fascia medio-bassa, caratterizzato da una fotocamera frontale da 1.3 megapixel e doppio display. Abbiamo un display OLED esterno da 128x36 pixel che si visualizza quando il telefono è acceso, quindi ora batteria, rete ed eventuali chiamate perse. Poi abbiamo nella parte interna un display da 176x220 pixel che visualizza 262.000 colori, non è molto grande, comunque ben visibile, che mette a risalto di, come vediamo, gli ottimi sconsigli della Sony Ericsson. Altre caratteristiche per quanto riguarda la connettività, connessione USB e Bluetooth, possibilità di accedere a internet anche se con GPRS, certo non si parla di connessioni molto veloci. E per quanto riguarda la batteria, assolutamente importante, perché ha una autonomia di 7 ore in conversazione e di circa 300 ore istantanee. Per quanto riguarda la fotocamera, detto che da 1.3 megapixel, funzione digitale 4x e visualizza foto in 1280x260 pixel. Menu. Il menu è il classico menu Sony Ericsson e abbiamo qui due tasti, uno per accedere direttamente alle chiamate, uno per accedere al menu. Questo è il tasto per tornare indietro, abbiamo un tasto per accedere alla rete direttamente, tasto di accensione e spegnimento e altro tasto con funzionalità in cui mette in risalto gli ultimi eventi o chiamate perse. Andiamo al menu. Menu classico Sony Ericsson, fotocamera, selezioniamo, proviamo a scattare una foto. Non male per il tipo di risoluzione che ci propone questa fotocamera. Poi abbiamo le funzionalità Play Now, internet, giochi, con una vasta scelta e la possibilità anche di accedere appunto al lettore video, registrazione suoni e una dimostrazione delle funzionalità video del nostro Sony Ericsson ZK550. Torniamo al menu principale, abbiamo il lettore musicale dove proviamo a far partire. Anche qua il volume è al massimo e rimane un po' sordo, diciamo. Però comunque non è male lo stesso. Radio, naturalmente che si può usare soltanto per l'utilizzo degli auricolari, rubrica, file manager, chiamate, organizer e impostazione. Caratteristica particolare che caratterizza in qualche modo lo Z555 è il segnalatore di chiamate, per cui se io chiamo questo numero, questo telefono, sono magari in riunione e mi suona, però per non spegnerlo, attraverso questo sensore, che è un LED in questa parte inferiore della fotocamera, passo sopra la mano, tolgo il volume e mi vibra soltanto. Facciamo una prova. Mettiamo il Sony Ericsson Z555, proviamo a chiamare. Vediamo il LED che si è acceso, il telefono suona, nel display OLED compare il numero, passiamo sopra, il telefono sta suonando ma non si sente più il volume.
Questa è una caratteristica, diciamo, particolare di questo telefono, che in qualche modo insieme al suo design particolare lo definisce. Sony Ericsson Z555 funzionante.